Eccoci, allora siamo qui per presentare una serie di iniziative che Agar sta facendo e farà in questo periodo per raccogliere fondi per un pulmino, per un mezzo che servirà poi per portare i bambini in cura, al reparto di oncologia pediatrica, dalla casa all'ospedale. Che cosa ci state preparando? Quali sono i prossimi appuntamenti? Allora, l'evento serve per raccogliere fondi, come diceva lei, perché abbiamo necessità di sostituire il pulmino, quindi è indispensabile entro fine anno coprire la quota. Quindi ci saranno una serie di eventi, quello più vicino è quello di Rimani, che sarà il 30 di novembre, e ci sarà lo chef stellato, Ed è una cena benefica. ed è una cena benefica. Parteciperanno, questa è la squadra che ha contribuito, adesso poi diamo più loro lo spazio perché è giusto che chi ha lavorato sia partecipe. Quindi poi Angelo racconterà il menù e quindi diamo valore alla cosa. Va bene, quindi che cosa ha questo menù di speciale? Beh, prima di tutto è stato creato e ideato dal chef stellato Claudio Sadler. E la brigata di Rimani realizzerà in cucina, quindi appunto da degustare dall'antipasto ad arrivare al dolce. Iniziamo con un antipasto di polpo e carciofi, e poi a seguire un primo di mezze maniche, cacio e pepe, e a seguire del cotechino dell'oltrepò, abbinato delle lenticchie con una patata alla vaniglia. E finiremo con un dolce non prettamente natalizio, ma comunque abbastanza invernale, che è una sbrisolona accompagnata dalla crema mascarpone. I vini abbinati saranno i vini della Cantina Giorgi. E però non ci sarà solo appunto la cucina, ma ci sarà anche l'arte, perché qui vedo l'artista Altobelli che mi ha detto che insomma, presenterà delle opere, farà qualcosa. Presenterò onorata oltretutto di partecipare a questo progetto che veramente mi sta molto a cuore per una serie di cose, oltre che a me. E quindi mi hanno coinvolto e grazie a tutti. E poi io mi emoziono, devo sempre parlare poco per quello. E comunque presenterò sì, alcune mie opere e parte del ricavato andrà appunto per l'acquisto del pulmino, quindi speriamo di insomma. Quindi saranno messi in vendita Sì, le opere. saranno messi in vendita, in realtà sono già in vendita perché ho già cominciato a, quindi chi volesse cominciare a sceglierle può venire in galleria da me, sono in Corso Garibaldi al 7H, e cominciare a scegliere le opere che poi verranno appunto esposte alla sera del 30 insomma, e speriamo accorriate tutti numerosi. Sarà un successo, E non possiamo dimenticare l'anno. Esatto, che è una volontaria che quindi ha partecipato e partecipa alle attività, Sì, mi insomma. sento molto vicina ovviamente ad Agal, anche per me per tutta una serie di motivi un po' personali che mi hanno portato a conoscere questa realtà e a credere e a fare tutto quello che si può fare per aiutare e arrivare al traguardo, sempre per loro, per i nostri bambini, per l'associazione, per le mamme e per tutti comunque i volontari che davvero ci mettono anima e cuore, insomma, in questo. Qual è l'obiettivo finale? Quanto dobbiamo donare per arrivare al pulmino? Noi abbiamo bisogno di raccogliere 25.000 euro entro dicembre, fine dicembre, perché una parte è già stata finanziata da Banca del Monte e quindi ci manca questa quota per raggiungere l'obiettivo. E quindi uno dei modi è partecipare alla cena. Esatto. Un'altra possibilità è quella, se ci sono delle aziende che vogliono sponsorizzare, diciamo mettendo il loghetto sopra il pulmino, facendo una donazione, noi mettiamo il loghetto sul pulmino. Poi faremo tante bancarelle davanti alle chiese, partecipiamo a un evento a Spessa. Ah no, a San Zenone San ancora. Zenone, scusate. San Zenone. E poi ci sono i E poi panettoni. abbiamo la vendita dei panettoni. Ok, i panettoni che si La trovano vendita, qua. noi sì, c'è la possibilità di prenotarlo sul numero che è stato pubblicizzato e quindi noi consegneremo a casa alle aziende interessate su un contributo di 15 euro. Ok, va bene, grazie mille. Grazie a voi.